esperienza innovativa quella che si è definita a Pisa, che è quella di vedere una forza politica, Rifondazione Comunista, che in qualche maniera si allea ad una civiltà di sinistra, io la chiamo una civiltà di sinistra, più diffusa, più di movimento. Il nostro ruolo non vuole e non potrà essere quello di anime belle che presentano, come dire, ordini del giorno, interpellanze bellissime, interessantissime, che solo noi ci leggiamo e che nessuno ci voterà e che alla cittadinanza lasceranno molto poco. Il nostro ruolo sarà quello ovviamente di strumenti, non avremo la pretesa di rappresentare nessuno, ma di essere strumento di un percorso che deve andare molto oltre. Come fare in modo davvero che i problemi della città vengano portati in consiglio comunale attraverso la nostra rappresentanza, come fare in modo che ci sia una connessione forte tra tutti quelli che lavorano in città, che portano avanti delle lotte in città. Sono un ex lavoratore dell'appalto CRM, l'indotto della Saint-Gobain. Eravamo comunque all'inizio 51 operai, la Saint-Gobain ne ha presi solo 19 e nel primo anno della cassa integrazione solo 19, e quindi dopo hanno preso comunque questi interinali, e quindi per noi è una sconfitta. Io sono Alessio, sono un dipendente della Misericordia di Pisa e siamo sempre, dal 25 maggio siamo ormai sempre nel presidio alla rotonda del centro. Vorrei porre a questa assemblea una serie di questioni che riguardano i luoghi di lavoro che sono svuotati dalla crisi, che riguardano una città che ha bisogno di un nuovo tipo di socialità, che negli ultimi anni è stata rivolta principalmente a creare una città vetrina. Per chi non ci conoscesse, noi siamo, o meglio, eravamo un circolo Arci di calci che nel giro di 8 anni e mezzo è stato sfrattato per 2 volte. L'educazione che dovrebbe partire dalle scuole, cioè il problema della violenza sulle donne è un problema culturale. E quindi se si vuole affrontare questo problema bisogna affrontarlo quando siamo piccoli, quindi con le bambine e con i bambini. Il problema della partecipazione è fondamentale. Partecipazione che non è una cosa banalissima, non è solo fare delle assemblee, non è andare nelle periferie, questo va fatto. Però è anche costruire in qualche modo dei percorsi di coinvolgimento e di partecipazione proprio per cambiare la qualità della vita della città e delle persone. L'amministrazione Filippeschi sta mutando natura e lo stiamo vedendo già nella composizione della giunta. Cioè, il sindaco in questa operazione già si proietta non nell'amministrazione di Pisa nei prossimi 5 anni, ma si proietta in quello che sarà la sua ricollocazione dopo i prossimi 5 anni. Questo secondo me noi ce lo dobbiamo avere molto chiaro. Si dia un segnale subito che il 21 di giugno tutte le vertenze che ci sono in campo si palesino in consiglio comunale per dire non ci siamo capiti. Qui l'arroganza in questo caso per i prossimi 5 anni non ci può essere, ci deve essere il municipio dei beni comuni, i lavoratori della misericordia, tutte le vertenze che noi abbiamo in campo venerdì mattina in quel consiglio comunale bisogna che si portino e che si rendano visibili per dare un segnale di discontinuità. Oh, something good tonight made me